Grazie Presidente, con questa mozione e anticipiamo in aula con un indirizzo politico quello che poi sarà più avanti il dibattito che arriverà con una delibera vera e propria, che è il piano della sosta tariffata che stiamo portando avanti, che abbiamo analizzato qualche tempo fa in commissione e che abbiamo appunto la ferma volontà di proseguire in questo iter. Chiaramente quando si parla di sosta tariffata, di riforma della sosta tariffata e di conseguenza di rivisitazione al rialzo delle tariffe delle zone, è sempre un tema molto dibattuto nella nostra città. I cittadini si sentono, diciamo così, vessati dall'amministrazione, ma vorrei provare a spiegare, a dimostrare che è esattamente il contrario. Quando si parla di sosta tariffata ci sono, diciamo così, molte leggende che circolano. Molto spesso si accusa un'amministrazione che vuole rivedere le politiche della sosta tariffata al rialzo come un'amministrazione che vuole impedire ai cittadini di accedere al centro storico, che vuole consentire solamente a quelli ricchi di farlo o di danneggiare i cittadini che sono costretti a prendere l'automobile, oppure si dice prima mi fai passare l'autobus, poi mi aumenti le tariffe della sosta tariffata. Uno dei temi principali, Presidente, è proprio questo: l'autobus non passerà mai, anche e soprattutto perché la città di Roma è una città fortemente congestionata, una città dove c'è un traffico privato mostruoso e quindi al netto sicuramente dei miglioramenti che deve approntare ATAC, ma stiamo compiendo il massimo degli sforzi per farlo anche attraverso la procedura concordataria, al netto dei miglioramenti gestionali fondamentali e di nuovi investimenti di cui ATAC ha bisogno, se Piazza Venezia, faccio il primo esempio che mi viene in mente, sarà congestionata, io posso comprare tutti gli autobus di questo mondo, efficientare tutti i dirigenti di ATAC e far lavorare gli autisti il massimo possibile, ma poi l'autobus sempre parcheggiato dentro Piazza Venezia starà. Questo chiaramente è un tema che si ricollega anche con l'altra misura che vorremmo introdurre il prossimo anno, che è la modifica dell'orario della ZTL. A dimostrazione di quello che dico, e quindi non è che sono solo chiacchiere di un consigliere comunale che firma una mozione, ci sono anche degli studi che abbiamo presentato in commissione nel brevissimo periodo in cui qualche tempo fa la sosta passò a 1,50 € all'ora, in alcune zone, come ad esempio Prati, la velocità commerciale degli autobus migliorò fino a raggiungere punti del 25%. Significa, tradotto in termini reali, che a parità di mezzi, a parità di condizioni di oggi, pur con gli stessi autobus, un autobus che oggi aspetto 20 minuti, semplicemente lo aspetterò 15. Chiaramente il numero è esemplificativo. Chiaramente poi il numero eccessivo di automobili non consente lo sviluppo anche di forme alternative alla mobilità privata. Penso alle tantissimi operatori di car sharing pubblico e privato che abbiamo su Roma, ai servizi di scooter sharing, ai servizi di bike sharing che stanno partendo, al taxi. Il taxi oggi è ritenuto da alcuni costoso, anche e soprattutto perché il taxi, al pari dell'autobus, se sta fermo nel traffico, sta fermo, però il tassametro corre. Una città meno congestionata è una città dove anche spostarsi in taxi è più veloce e soprattutto più economico. Non è neanche vero che riformando la sosta tariffata si vanno a colpire le tasche dei cittadini o che l'amministrazione lo fa perché vuole fare cassa, perché banalmente anche qui numeri e dati alla mano, con il sistema degli abbonamenti oggi vigente, Roma Capitale incassa di più che non con un sistema chiaramente con delle tariffe più alte, perché se io ho un abbonamento, ho delle tariffe forfettarie, chiaramente sono più portato ad usufruire o ad abusare di quel bene, di quella risorsa limitata che è poi il suolo pubblico. Quindi vengo un po' all'ultimo punto, forse il primo, del perché è necessaria una riforma della sosta tariffata. È necessaria per un motivo importante, per aumentare l'accessibilità dei luoghi, perché dare la giusta tariffazione significa che il cittadino utilizza quello spazio per il tempo strettamente necessario, poi togliendo l'automobile consente ad un altro cittadino di poter utilizzare quello spazio. Giuliano. Quindi, oh, prego, prego. Quindi, e mi avvio a concludere, è uno strumento che si pone proprio l'obiettivo contrario, cioè di consentire a chi oggi utilizza il trasporto pubblico, che tendenzialmente lo fa o per scelta perché ci crede o perché non può permettersi un'automobile, di farlo in condizioni nettamente migliori e più accessibili. E quindi non è vero che si consente solamente ai ricchi di entrare nel centro, ma esattamente il contrario. Anche perché, Presidente, c'è un dato che sempre che mi piace ricordare, che l'automobile solamente
di gestione e di manutenzione costa 6.000 euro l'anno, quindi senza considerare il costo dell'acquisto dell'automobile, se a me domani mattina mi regalano un'automobile, io comunque mi escono 6.000 euro all'anno circa solamente tra benzina, manutenzione, bollo, assicurazione, spese accessorie varie. Quindi questo, tutto questo per dire, questa riforma che poi ci avvieremo a discutere in maniera molto più sostanziosa qui in aula nei prossimi, alla ripresa dei lavori dopo la pausa estiva, quindi andremo anche in maniera più approfondita a parlarne oltre questa mozione, chiaramente sono una riforma importante. Intanto con oggi diamo un indirizzo politico chiaro. Grazie. A lei.